Prima di entrare nel vivo di E Parlam in breve, voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto, lasciate un like sulla pagina e sarebbe graditissimo un vostro commento in riguardo, quindi se vi va di farlo mi farete felice. Partiamo, vai! Parliamo della canzone. Quando l'ho scritta era inverno, per cui faceva freddo, di conseguenza è partita in quel modo. Nella canzone faccio sentire anche il dispiacere nel vedere quanto il mondo sia cambiato e stia cambiando. Ci sono tante cose che mi piacciono, ci saranno ancora, però ci sono anche cose che purtroppo sono cambiate, come per esempio la semplicità delle cose. E appunto in questa canzone dico proprio la mancanza di questa semplicità che è persa, e quindi questa esternazione in questa canzone mi è uscita bene. Parlam l'ho scritta in una notte molto fredda. Ricordo bene la stanza, era una stanza che tra l'altro avevo dipinto io. Infatti ero molto legato a quella stanza in cui ci ho passato tante ore. Era, ormai non era più notte ma era giorno. Il sonno mi era passato. Sentivo il bisogno di non far finire in quel momento la sensazione vissuta. Torniamo all'esterno. Voglio ringraziare Marco Salapete perché ha fatto una linea di basso che mi ha soddisfatto tanto. In effetti lui ha fatto una prima linea di basso, mi ha mandato, che mi è piaciuta, era bella, però non era quello che volevo io, non era quello che sentivo. Per cui quando poi ho spiegato che cosa volevo, mi ha suonato una linea di basso che veramente ha azzeccato quello che desideravo, per cui ha fatto sì che uscisse un risultato migliore di quello che desideravo. Per cui grazie a Marco Salapete. Ringrazio in modo molto forte anche Rosario Assentato, che ha fatto un missaggio in cui è riuscito a far uscire fuori ciò che desideravo, è riuscito a far uscire fuori i suoni che volevo. Anche con lui è successo che in un primo momento Rosario mi aveva dato una sua versione, si avvicinava tantissimo a quello che io desideravo. Dopo avergli detto alcune cose su alcuni suoni che sentivo che non uscivano, lui ha fatto un lavoro veramente molto 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 bello, facendo uscire tutto quello che desideravo. Ringrazio Rosario Assentato per il missaggio. Sono molto legato alla canzone perché l'ho scritta in un momento particolare. Sentivo il bisogno di fermare questo momento. Avevo bisogno di sentirmi non solo, di sentirmi capito. Anche Parlam farà parte di questo progetto che è partito da poco, di questo disco che ancora non so il titolo, sto ancora alla ricerca di un titolo. Ci sono vari nomi, vari titoli che mi sono venuti in mente, però ancora non sono deciso. Questo disco che sta crescendo e sono felice di che stia crescendo insieme a voi. Voi state vedendo man mano la costruzione di questo disco. Spero di vederlo presto, questo disco finito. A breve questa canzone sarà inclusa in un EP che uscirà su tutte le piattaforme digitali. Io sono felice di aver trascorso quest'altro pizzico di tempo con voi, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo di iscrivervi al canale e se non l'avete fatto appunto fatelo, così rendete felice una persona che sta facendo tanti sacrifici per far sì che la musica vada avanti. Io vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.